bentornati in questo quinto episodio della serie Foto senza pretese. Oggi di nuovo sono vicino al Tamigi e vi porterò probabilmente vicino a St. Paul Cathedral, Millennium Bridge, Tate e giù di lì. Come vedete oggi c'è brutto e sono uscito tardi di nuovo. Non è una novità, bisogna abituarsi. Appena verrà un po' più caldo e le giornate si allungheranno, aggiusterò un po' il tiro, perché ovviamente non posso uscire tutte le volte con col brutto, però in realtà è molto bellino anche lì. Non ho ancora fatto nessuna foto per ora, ma non ho pianificato di farne tante, magari vi metto qualcuna che ho già fatto nel tempo, che ne ho fatte tante, quindi ho un bel repertorio. Comunque qua potete vedere la riproduzione del Circle, che era il teatro dove faceva l'attore William Shakespeare. È una riproduzione ovviamente, ed è un po' più solida dell'originale, perché l'originale è in legno ed era dalla parte opposta del Tamigi, perché se qua siamo dalla parte Shard, era più nella parte di Bank, quindi esattamente opposta. E niente, l'hanno riprodotta, ovviamente adesso è un'attrazione di quelle turistiche proprio altissime. Vi ricordo che se le giornate sono così, dove c'è il fiume che è un po' in secca, potete anche scendere in spiaggia se volete. Non aspettatevi tutta sta roba, però sì, l'unico punto dove non si può andare sulla spiaggia è davanti al Tower Hill, perché ha un valore storico, quindi non si possono raccogliere cose nel caso ci fosse qualcosa sotterrato. Comunque per tutto il resto, in tutti gli altri posti si può andare. Vedere anche qua che c'è gente che cerca in mezzo alla sabbia per trovare magari reperti storici o cose del genere. Qua comunque nel Millennium Bridge, là in fondo potete vedere anche St. Paul Cathedral, e io sono un gran fan di Harry Potter e vi ricorderete appunto che questo ponte qua non dura tanto nei film. Nei libri non è proprio lo stesso ponte, e non sarebbe neanche corretto nei film, dato che questo ponte qua è stato completato nel 2001 e l'ultimo Harry Potter tecnicamente sarebbe ambientato nel 98, quindi non sarebbe corretto comunque. Ma gliel'abboniamo perché è bellino il film. Una cosa che forse non tutti sanno è che questo ponte qua, quando è stato costruito nel 2001, è stato chiuso dopo 2 mesi, penso, ed è stato riaperto l'anno dopo perché ballava troppo. Infatti sono stati posti dei rinforzi ai lati per farlo ballare molto meno. Continua a ballare un po' quando c'è troppa gente sopra, ma molto molto meno. Era proprio pericoloso al tempo. E il problema è quando provi magari a fare delle lunghe esposizioni sul ponte e la gente continua a passare, e ovviamente, perché sa un po' di fotografia, le lunghe esposizioni la telecamera deve stare fermissima. Per 30, 15, 2 secondi deve stare immobile. E ovviamente se la gente continua a passare sopra, non ci sta immobile e quindi rovina la foto e diventa mossa. E non è bella da vedere. Devi aver fortuna e fare molte prove e sperare che la gente non ti passi di fianco. Quello che vi sto mostrando è il Tate Modern. È un museo di arte moderna. Tate Modern, vabbè. Ed è completamente gratuito, come la maggior parte dei musei a Londra. La particolarità di questo museo qua è che è stato messo a nuovo, almeno all'interno, fuori praticamente uguale. Era una centrale elettrica, e è stato messo tutto a posto all'interno, e ci hanno messo tutte le varie sale con i quadri, con le strutture artistiche. Una particolarità che ha questo museo qua è che all'ultimo piano c'è
un terrazzo dove si può vedere a 360 gradi la città. Non è super alto, però è molto carino, è gratuito, quindi ne vale la pena. Volevo fare anche, quando tutto riaprirà, vorrei fare anche il giro di tutte le zone magari rialzate, come lo Sky Garden, lo Shard, e vicino a St. Paul ce n'è un altro, qua sopra, giusto per vedere un po', farvi vedere un po' come si vede, e dato che non sono tutte gratuite, a farvi vedere anche il range di prezzi o di se bisogna prenotare prima o no. Comunque, mentre stavo finendo di fare l'ultimo pezzo di video, mi sono accorto che questa qui è una visuale molto bellina, perché dà tutta la visuale sul ponte, in più c'è sempre il Cathedral là in fondo, molto carino. Quasi quasi metto su il tripiede e ci faccio una foto, magari lunga esposizione. Anche se ci sono questi ragazzi qua, stanno facendo delle foto come modella, e quindi probabilmente starà ferma per un po'. Alla fine siamo arrivati anche a St. Paul e niente, adesso c'è già l'albero di Natale a decorare. Ho notato che spesso gli autobus, dato che c'è una fila di autobus infinita, spesso gli autobus si trovano a fermarsi proprio in mezzo, e quindi tecnicamente si riuscirebbe a fare anche una foto magari con gli autobus, l'autobus a metà con l'albero in mezzo e tutto a St. Paul in alto, magari con il grandangolare ci viene una bella foto, ma non adesso. Durerà ancora un po' questo albero e tornerò qua sicuramente. E comunque una cosa, una foto che ho visto di St. Paul, una foto molto vecchia dove qualcuno dall'alto ha fatto la foto durante i bombardamenti blitz tedeschi, e la torre lì, la cupola di St. Paul spuntava in mezzo al fumo dei bombardamenti. Se la trovo ve la metto in schermata. Ecco, questo qua è un altro dei punti dove mi fermo spesso a fare le foto, soprattutto perché c'è questa cabina telefonica nera, e quando ci metti magari il tripiede così, la cabina telefonica e St. Paul stanno fermi, quindi l'effetto è molto bellino, sia di notte che magari al tramonto, tramontando dietro St. Paul il sole, dà un bel effetto. Ve li metto in schermata anche queste perché meritano tanto. Dove fare delle belle foto è qua al One New Change, ed è praticamente un centro commerciale all'aperto, è pieno di negozi, di ristoranti e giù di lì. E in cima c'è uno dei punti di osservazione dall'alto che vi dicevo, molto bellino anche quello, ma è il punto più fotografato, se vogliamo. Il punto più fotografato appunto è quello lì che vi stavo mostrando. E sì, vi metto delle foto che ho già fatto, perché adesso è notte, ci sono le ragazze che stanno facendo le foto e non è il massimo, diciamo. Anche se ora che ci penso, in realtà St. Paul, se becchi il punto giusto, è bella da tutte le parti. Ho fatto centinaia di foto a St. Paul, alcune sono bellissime. E questo episodio sarà pieno di foto in schermata, allora. Ma è mai possibile che mi ritrovo sempre a perdermi in parti di Londra che non ho mai visto? Per esempio, questa torre qua, in mezzo alla strada. Cioè, la strada è stata aperta solamente per lasciare questa torre. Tutto il resto è stato tirato giù vecchio, tranne questa torre qua. E io non ho neanche idea di cosa sia. Non c'è scritto niente. Mi stupisco sempre, mi trovo sempre in posti che mai visto. Sono qua da 4 anni a girare Londra tutti i giorni, no, però un bel po' di volte,
e mi perdo in posti che non ho mai visto sempre. Bene, alla fine l'ho trovata la strada per ritornare verso St. Paul, Tamigi, quindi la strada giusta. Però l'essermi perso mi ha permesso di scoprire che esistono ancora delle rovine, delle vecchie mura di Londinium, che era il nome che i romani avevano dato a Londra, perché Londra è stata fondata dai romani. Ovviamente questa location è stata utilizzata per il film London Has Fallen, perché si chiama London Has Fallen, quindi è ambientata a Londra. Dai ragazzi, ditemi che non sembra davvero Hogwarts quello lì. Cazzo, non sembra davvero Hogwarts, invece la corte di giustizia reale. Voglio anch'io dei palazzi così. Comunque tra una cosa e l'altra siamo arrivati di nuovo sotto al London Eye, più o meno, Westminster. E niente, oggi ho fatto una foto e basta. Va bene, dai, insomma, spesso mi capita anche di andare fuori e non fare nessuna foto, giusto perché fare un giro. Ho trovato anche alcuni posti dove magari fare qualche foto oggi, e quindi non è persa come giornata, diciamo. E vi mostro un'ultima cosa e poi faccio la chiusura. Non ne sono sicuro, ma penso sia una statua per Michael Faraday, lo stesso che ha creato la gabbia di Faraday, che attirava, ti isolava dall'elettricità, una roba del genere, penso. Allora, la cosa che volevo mostrarvi non era questa, quella che dicevo, ma era un'altra. Ma questa cosa qua è molto particolare. Praticamente tutti sapete che in Inghilterra si guida sulla sinistra, cioè si guida dalla parte sbagliata, insomma. Si guida dalla sinistra, dalla destra vengono verso di te. Questo passaggio invece è esattamente al contrario. Là in fondo c'è una rotonda per girarsi. È rimasta una cosa vecchia ed è rimasta così. Figata. È una cosa molto particolare ed è l'unica a Londra. Adesso però vi porto nella parte vera dove volevo portarvi. Per alcuni magari sarà anche meno interessante, però vabbè, è una delle cose da vedere. Avevo calcolato decisamente male le distanze, dato che ci ho messo 20 minuti ad arrivare sotto al London Eye, davvero. L'ho appena visto dove dobbiamo andare, dopo 20 minuti di camminata. Va bene. Signore, ce l'abbiamo fatta, l'ho trovato. Comunque dietro c'ho i cavalli che vi ho fatto vedere prima, ancora. Ci siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. E niente ragazzi, volevo mostrarvelo, però c'è un po' di gente qua intorno e la cosa in realtà è chiusa. Comunque era questo portale qua. In pratica questo portale qua era un tempo il passaggio del re per andare verso il Tamigi, quindi il Tamigi arrivava fino a quella zona lì. Comunque io pensavo di riuscirvelo a mostrare perché non mi aspettavo così tanta gente in giro o comunque nei pub, perché se dopo mi vengono a dire ah sì, ci aspettiamo sicuramente che a gennaio faremo di nuovo il lockdown. Sì, se continuate così sicuramente, però va bene. Comunque ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto. E mi raccomando, fatemi sapere se vi interessa questo tipo di video dove vi faccio vedere un po' in giro quello che vedo, così. E fatemi sapere, scrivetemi un commento, lasciatemi un mi piace, condividete il video se vi è piaciuto e grazie mille. Alla prossima, spero presto.